Allora, a parte l'appuntamento di domani sera, ce n'è uno più stringente perché inizia ora. Il titolo, come da programma, è Ruanda scrivere il genocidio. Intanto vorrei salutare e accogliere Filip Gurevich, buongiorno. Wojciech Tokman, che deve sedersi qua, mi dicono. E Abdurrahman Waberi. La signora Majena Borechuk. Quasi, che tradurrà in consecutiva dal polacco la parte di conversazione che riguarda Tok, ma mentre in cabina c'è Marina Astrologo che traduce per voi e per me la parte inglese, il resto avverrà in italiano, certo. Allora, il tema appunto, mi sembra che insomma scorrere il programma di questa edizione del Festival Internazionale, qui c'è una delle questioni più terribili da affrontare. Mi fa piacere affrontarla insieme a voi, ma insomma è difficile persino introdurla perché il titolo, Scrivere il genocidio, dice già tutto e dice già l'impresa con la quale si sono cimentati i nostri tre ospiti. Scrivere il genocidio vuol dire trovare le parole per raccontare qualcosa che per sua definizione è quasi impossibile da raccontare, da analizzare, da comprendere, da capire. Naturalmente è anche difficile da definire le definizioni di genocidio e naturalmente le attribuzioni agli altri in genere di atti genocidari sono, come forse saprete, molto complesse. C'è la questione armena, per esempio, ancora aperta che ha riportato persino d'attualità le contese intorno alla parola. Se può servire, c'è una definizione, diciamo, formale, quella contenuta nell'articolo 2 della Convenzione approvata dalle Nazioni Unite nel 1948, quindi sullo sfondo, alle spalle, un genocidio, quasi il punto di riferimento stesso della parola, che appunto definiva genocidio qualsiasi atto commesso nell'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale o in quanto tale, secondo altre definizioni. Già qui vedete un tentativo di essere precisi, ma anche l'impossibilità di esserlo fino in fondo. Mentalmente possiamo attribuire questo atto, questa intenzione, a conflitti che non appaiono, non sono stati formalizzati in quanto genocidi. Quello del Ruanda fu il primo che le Nazioni Unite in realtà riconobbero come genocidio dopo quello degli ebrei, quello della Shoah. E l'analogia salta subito in mente e vedrete che altre volte, più o meno esplicitamente, nelle parole che loro diranno o nella nostra riflessione, il riferimento alla Shoah sarà forte perché scrivere di un genocidio e scrivere dopo un genocidio è in qualche modo la sfida che la letteratura, la scrittura, la conoscenza si è posta dopo Auschwitz. Si può scrivere dopo Auschwitz? Si sono chiesti diversi scrittori, in modo così letterale, un grande poeta che si chiamava Paul Celan, ma anche Adorno diceva: è possibile scrivere delle poesie dopo Auschwitz? Cioè, è possibile, dopo che le parole sono state usate per sterminare, usare le parole? Cioè, le parole riescono a sopravvivere, la nostra stessa capacità di comprendere riesce a rimanere vigile dopo un atto come un genocidio. Non sono questioni, diciamo così, astratte o formali, e lo dimostra il Ruanda, perché la difficoltà, persino per me adesso, che grazie a loro e ai loro libri ho affrontato di nuovo, è quello di una nostra impossibilità o incapacità di comprendere e persino di una nostra resistenza a comprendere cos'è un genocidio, cioè a capirne gli atti, a guardarne le forme, a cercare di decostruirne i meccanismi. È quello che in modo diverso loro tre hanno fatto. E questo è un gesto coraggioso, importante, solo per questo è importante. Naturalmente poi ci siamo noi lettori e quella nostra difficoltà o resistenza ad accettare persino descrizioni, immagini. Sono i loro libri, insomma, molto particolari, molto forti anche rispetto a tanti altri che in questi giorni qui a Ferrara conoscerete. Lo hanno fatto in modo diverso, adesso ognuno di loro parlerà per aiutarvi a capire. Filip Gurevich ha scritto quello che secondo me è un libro totale in realtà sul genocidio del Ruanda, anche se il sottotitolo Storie dal Ruanda sembrerebbe, come dire, limitarlo, una sorta di understatement rispetto al fatto che ha raccolto soprattutto storie, ma un libro che affronta
quelli che sono le due domande fondamentali: perché accade e come è accaduto? Due domande gigantesche, due domande ancora non esaurite, tanto che mi dicono che Gurevich sta tornando, tornerà sul tema del Ruanda, scriverà ancora su questo paese che ha visitato, ha cominciato a visitare un anno dopo lo sterminio. Lo sterminio, come sapete, forse è avvenuto nel 94, e in 100 giorni ha provocato 800.000 morti. Intanto queste cifre, con Gurevich le rivedremo da vicino probabilmente, danno la misura di quello di cui stiamo parlando. Gurevich ha inseguito le ferite e le memorie di quello sterminio non solo nel Ruanda e nell'Africa, le regioni del Ruanda che sono state coinvolte, ma anche altrove, perché le tracce di quel genocidio e i suoi responsabili sono arrivati molto lontano. Per esempio sono arrivati in Italia, nel cuore di una nostra importante istituzione, diciamo così. E poi questo lo vedremo. Il libro di Gurevich è stato pubblicato in audio, il libro di Guaberì si chiama Mietiture di teste, è stato tradotto in Italia dalle Edizioni Il Lavoro. Tra l'altro il libro di Guaberì fa parte di un progetto di scrittura per il Ruanda che ha coinvolto diversi scrittori africani come lui. Uno scrittore definito sempre franco-gibutiano, poi vediamo se va bene Guaberì, questa è pure un po' americano e anche un po' italiano per sue predilezioni. E il suo è un tentativo diverso, è un tentativo di grande valore anche sul piano della scrittura, una scrittura che è al servizio del tentativo di capire. Allora, per fare questo, lui ha intrecciato linguaggi diversi, quello delle testimonianze, quello della fiction, io preferirei dire quello dell'immaginazione e quello della riflessione. Sono livelli diversi che ci stanno nel suo libro, che è scritto con uno stile che mi sembra la traduzione riesca a mantenere, cioè uno stile alto, un tentativo anche, pensate, non solo di scrivere, ma scrivere anche poesia in qualche modo, un tentativo anche di tenere alto il linguaggio critico. Il libro di Tocqueman non esiste in realtà in italiano, stiamo parlando di un non libro, imbarazzante ovviamente per il presentatore, che però si intitolerà Oggi disegneremo le morti, così sarà il titolo italiano, perché abbiamo la fortuna che la nostra interprete è anche quella che sta trattando questo libro in Italia, quindi è l'unica che lo conosce. Io so, c'è un libro di Tocqueman tradotto in italiano per le edizioni Keller, un libro che ha a che fare con un'altra strage e o genocidio, quella che intorno all'ex e alla guerra, nei momenti più drammatici della guerra nell'ex Jugoslavia, ha avuto luogo a Srebrenica. Il libro in quel caso esiste, si chiamava Come se mangiassi pietre, e tra l'altro ha un elemento secondo me molto importante, quello di riflettere su cosa accade in un luogo quando se ne vanno quelli che lo hanno raccontato e lo hanno osservato, cioè i reporter. Nel caso del libro sul Ruanda, di cui spero leggeremo presto la traduzione italiana, c'è un elemento che dai poche cose le so mi sembra interessante, ed è un forte coinvolgimento personale fino all'autointerrogarsi su come si sta dentro un genocidio e dunque su come lo racconta. Questo vi aiuta a capire un po' le loro diverse posizioni e a, come dire, non sprecare domande nella descrizione un po' del lavoro che hanno fatto. E però appunto, permette di cominciare subito entrando nel merito intanto del libro di Filip Gurevich, che ha questo titolo che desideriamo informarla che domani verremo uccisi con le nostre famiglie, che va detto è il messaggio che un gruppo di sacerdoti protestanti, credo fossero in quel caso, ma non lo so, non distingo molto le confessioni religiose, però penso comunque asserragliati dentro un luogo dove sarebbero stati sterminati la mattina dopo, hanno mandato al loro superiore gerarchico religioso, che si è rivelato poi insomma uno dei registi in realtà dello sterminio, con questa formula, come dire, un po' burocratica, un po' ingenua, un po' desideriamo informarla che domani verremo uccisi con le nostre famiglie, che dà la misura anche della dimensione domestica, quotidiana, locale che ha avuto lo sterminio del Ruanda, per il quale Gurevich, la prima cosa che le chiederei è proprio questa. Mi sembra che lei abbia descritto molto bene intanto come si forma l'immagine dell'altro, come si deforma l'immagine dell'altro e come dunque un genocidio cominci. Per esempio, a me ha molto colpito il ripetersi nelle storie che lei ha raccontato di scene ambientate nelle scuole. All'inizio del genocidio, nei villaggi, nei luoghi in cui poi lo sterminio è avvenuto, c'è molto spesso la discriminazione scolastica. Mi hanno colpito quelle scene
Io devo dirle perché l'hanno colpito, perché mi ricordo le leggi razziali in Italia nel 39, le leggi razziali che furono stabilite durante nel 38, che furono stabilite durante la pausa estiva, al ritorno a scuola non c'erano più ragazzi ebrei in classe. Alcune scene che lei racconta con le ragazze tutsi allontanate dalle scuole, prima ancora che essere sterminate, cacciate dalle classi in atti di discriminazione che precedevano il genocidio, probabilmente ci aiutano a capire come si costruisce questa immagine dell'altro. Vorrei sapere perché ha dato tanta attenzione a queste scene e a queste formarsi della a questo manifestarsi della discriminazione come antefatto del genocidio. Beh, di certo non è proprio l'inizio del libro questo, però c'è naturalmente. E io che cosa ho cercato di fare, al meglio delle mie possibilità, di raccontare la storia dell'esperienza ruandese e in particolare elaborare la storia. Non soltanto in senso accademico, quello degli storici, questa è la storia da sapere, ma la storia del modo in cui le persone che hanno vissuto il genocidio capiscono il loro paese prima del genocidio. Ci sono due identità, Hutu e Tutsi, nessuno sa esattamente come definire queste identità, Hutu e Tutsi, salvo che sono nati durante il periodo coloniale e nel periodo immediatamente postcoloniale come una sorta di giustificazione per il modo in cui chi aveva preso il potere si presentava dopo l'indipendenza. Mi sono seduto a parlare con tante persone, per solito come reporter, quando lavoro come reporter, che io parli con qualcuno che è avanzato, che ho trovato in città, istruito, capace di leggere libri, oppure che si tratti di un contadino delle colline, comincio per solito sempre nello stesso modo, dicendo: mi racconti la sua storia fin dall'inizio. Ora, tante persone cominciano automaticamente dall'aprile 94, perché pensano che mi interessa soltanto il genocidio. E io gli dico: no, cominci dalla sua nascita. Allora cominciano a dirmi: sì, sono nato nel tale anno, mi è successo questo e quello, e poi il genocidio, cioè appena due frasi prima del genocidio. Tante persone però hanno capito la domanda e hanno cominciato a rispondermi su cos'era la vita. Quasi tutte mi hanno detto, soprattutto i superstiti, mi hanno detto che la storia del genocidio comincia molto indietro nel tempo. Puoi farla cominciare quando vuoi. Negli anni 50 ci sono stati massacri, espulsioni, uccisioni, case bruciate, retorica. Poi ce n'è stata un'altra ondata ed è successo sia nelle scuole che in altri luoghi. In agosto sono tornato in Ruanda. Ho parlato con due persone, un uomo e una donna. Lei era stata tagliata durante il genocidio, era riuscita però a fuggire nelle paludi. L'hanno tagliata un braccio, l'hanno lasciata per morta. Altri suoi familiari sono stati uccisi. Anni dopo, la stessa persona è andata da lei a chiederle il suo perdono. Lei non sapeva che era lui il suo aguzzino. Lui le ha detto: sono io che ti ho fatto questo, e ha chiesto il suo perdono, e quindi li volevo vedere insieme. Quando ho cominciato a veder lui e a parlargli un po', gli ho chiesto: tu che ne sapevi di Hutu e dei Tutsi? Ma io ne ho sentito parlare per la prima volta quando andavo a scuola, a 5-6 anni d'età, primo giorno di scuola, Hutu di qua, Tutsi di là. In seguito ho chiesto alla donna: che cosa è successo quando tu sei andata a scuola? Sì, lo stesso, ma io sono andata con gli Hutu, anche se non sapevo che cosa fosse. E a scuola gliel'hanno fatto capire molto chiaramente. Probabilmente era una scuola cattolica e la Chiesa cattolica ci è entrata molto nell'organizzazione del genocidio, nella protezione dei genocidi. Quindi parliamo di qualche cosa che era molto radicata.
L'altra cosa importante, il nostro modo di definire queste cose è molto complesso, perché queste uccisioni sono state molto intime, non succedevano fra due perfetti estranei. Come tanti altri massacri che abbiamo visto nella storia, c'è un gruppo di persone che sono i miliziani o i militari, insomma i killer, e poi c'è un altro gruppo di vittime che vengono radunate, spedite da in un posto per essere uccise. In Ruanda abbiamo visto persone uccidere i propri nemici, i propri studenti, i propri parrocchiani, cioè rapporti molto stretti, uccidere i propri suoceri, cioè si sono sempre uccise persone che si conoscevano. Quindi il modo che uno ha per definire quel gruppo, il gruppo bersaglio, non è che siano estranei o diversi degli altri, ma no. Sono persone con cui hai cenato, hai pranzato, hai munto le vacche, in un'intimità totale. E quindi questa è una delle strumenti dell'uccisione, ma anche al tempo stesso la cosa che la rende più incomprensibile e difficile da includere in qualche categoria netta. La gente ha parlato di odio. Io gli ho cercato di chiedergli da dove veniva questo odio, come era stato instillato nei carnefici. E sono rimasto sempre molto scettico che fosse l'odio fosse veramente il motore. Io penso che il motore sia stato il potere, cioè si prende un povero che ha difficoltà, che è poco istruito, ma molto indottrinato, monolitico, questa società è fatta di persone così, si prende una società così e si stilla l'idea che ha licenza di fare, che si può beneficiare dall'uccidere. Questo è fondamentale nella preparazione di un genocidio, cioè che fai sentire alle persone che non stanno commettendo un reato o non commetteranno un reato, ma stanno servendo una causa. L'assassinio non era un reato. Il reato era non uccidere. E questa è un'idea che va talmente contro il modo istintivo che abbiamo tutti di pensare a queste cose, perché noi pensiamo come si fa a fare delle cose così tremende. Ecco, quello che tu stai facendo, ti dicono, è purificante, ha un valore unificante, è definitivo, ci sarà una ricompensa, che si tratti di mangiare una capra, prendersi un campo o stuprare un po' di donne. Ci siamo noi. E dall'altra parte di questo fiume di sangue ci sarà un paese migliore. Quello che dice è molto interessante, intanto in questa inversione della morale, per cui diventa la norma, per così dire, uccidere, e tutto accade molto rapidamente. Ma io ho trovato, leggendo il libro e ascoltando ora le parole di Gurevich, molto interessante quell'elemento di uccidere i vicini e chi si conosce, perché in quella sterminio, solo conoscendo la persona, potevi sapere se era Hutu o Tutsi. Capite la non è che esisteva una distinzione territoriale, vagamente professionale, fisicamente indecifrabile, molte, come dire, vie di mezzo. Quindi solo conoscendo veramente il vicino di casa potevi partecipare allo sterminio, vero Filippo? E da questo punto di vista, altro elemento importantissimo da guardare, perché qui si tratta letteralmente di fissare negli occhi l'orrore, è vedere come nelle storie che ha raccontato Gurevich, come in altre storie che abbiamo conosciuto, per esempio dallo sterminio degli ebrei o da quello che è accaduto nell'ex Jugoslavia, è il vicino di casa, l'amico, spesso legato persino affettivamente, che manifesta persino solidarietà nei primi momenti. Ci sono storie impressionanti, Filippo, nei primi momenti della strage. Hutu che manifestano amicizia, solidarietà, promettono persino per produzione ai Tutsi e poi improvvisamente cambiano e diventano agenti dello sterminio o addirittura in qualche caso leader dello sterminio. Noi dobbiamo cercare di capire perché questo avviene. Non è mai una distinzione così nitida. Ci sono stati delle persone che hanno ammazzato destra e manca, eppure hanno salvato qualcuno a cui volevano bene.
qualcuno che hanno lasciato andare. Sono tornato molto spesso in una città in particolare per parlare con una persona in particolare alla metà degli anni 90, 95, 96, 97, quando ho cominciato a seguire questa storia. Ho parlato con i complici di questa persona e loro dicevano non so niente, e poi piano piano ho cominciato a trovare i nomi delle sue vittime, un ragazzino, Oswald. E mi hanno detto, sì, lui ha ucciso Oswald. E chissà perché questo Oswald non stava simpatico a non stava antipatico a nessuno, nessuno aveva problemi con lui, era simpatico, era una persona gradita in città. Perché l'ha ammazzato? Ho chiesto questo a queste persone e loro non mi hanno risposto altro che sì, lui ha ammazzato Oswald. E la cosa gli dava visibilmente fastidio. Un altro mi ha detto che doveva uccidere perché aveva la moglie Tutsi e non voleva che fosse uccisa, ma poi si è scoperto che lui stesso ha ucciso i suoi suoceri e la famiglia di lei, quindi ogni volta che lo vedevo mi chiedevo ma qual è la storia veramente di questa moglie. Nell'ultimo incontro mi ha detto, lei descrive, e le ho detto, lei sta descrivendo un periodo in cui andava bene, era giusto uccidere tutti i Tutsi. E lui mi ha risposto, ma sa, io nella mia testa ho pensato a lei come fosse una Hutu, perché la amavo tanto. Ah, questa è veramente la prima volta, non l'avevo mai sentita prima, che nella loro testa aveva trasformato una persona da Tutsi in Hutu per proteggerla. E le volevo tanto bene che nella mia testa è diventata una Hutu. La complessità con cui ci sono state persone che hanno sia ucciso e occupato molte diverse dimensioni dell'esperienza, ed è vero, ci sono sopravvissuti adesso che hanno sposato sulle colline, che hanno sposato dei killer, degli uccisori. Ci sono tutte le combinazioni possibili della più bizzarra intimità, persone protette dai killer o che li proteggono, con impulsi che si incrociano, intricatissimi. Ecco perché io dico che una delle cose che rimangono più difficili da capire, e c'è un dibattito su questo punto nelle cerchie, diciamo, giudiziarie, è questa. Ma qualcuno, prima che tutto ciò succedesse, aveva veramente in mente che questo sarebbe successo? Perché la maniera in cui è stato messo in movimento, orchestrato, è particolare, non nasce dall'anarchia. È solo successo, così dicono alcuni. Io ho l'impressione che sia stato preparato, d'accordo, ma non pianificato. Nessuno aveva un piano generale. È successo in tanti modi diversi. Sono stati messi in movimento tanti elementi diversi, tanti massacri che sono stati compensati e mai puniti. C'è stata la propagandizzazione di una popolazione, c'è stata una mobilizzazione verso il genocidio. Quindi si è creato una sorta di spinta molto più grande di qualsiasi singola persona che l'ha creata o poteva sapere. Si è svolto rapidamente e a livello nazionale questo massacro. E quindi, oltre all'intimità, l'altro fattore importantissimo del Ruanda è la velocità. Bisogna capirlo per capire che cosa è veramente successo in Ruanda, perché è successo così rapidamente, così velocemente, con, mi scuso, lavoro manuale, cioè persone che hanno fatto a pezzi altre persone, lavoro manuale, intimità, contatto ravvicinato. Si parla di 3 mesi di tempo. Penso che alla fine di questo non c'erano più rimasti molti Tutsi. Come lei dice nelle prime pagine del libro, non rifiutandosi appunto alla contabilità dei morti, sono 800.000 morti in 100 giorni, un ritmo più rapido di quello dell'esterminio degli ebrei, un ritmo che nella sua fulminea capacità di produrre morte è più simile a come la bomba atomica ha colpito Hiroshima e Nagasaki che non ad altri effetti di altre guerre civili. C'è un punto in cui Gurevich fa una sorta di divisione contabile: 800.000 persone in un centinaio di giorni equivale a 133,3 uccisioni all'ora, 5 vite e mezzo sacrificate ogni minuto, e questo senza tecnologia, a differenza ovviamente della bomba atomica e anche dello sterminio degli ebrei, perché in larghissima parte sono omicidi compiuti con un macete,
cioè con l'arma più ancestrale, insomma, che l'essere umano sembra prevedere. Tochman, ecco, abbiamo capito quali sono, insomma, le domande di fondo che si è posto Gurevich di fronte a questo sterminio. Sono le stesse che si è posto lei, per esempio questo intreccio, questa assenza di organizzazione, di rivendicazione preventiva e però questa lunga incubazione, perché poi nelle memorie rintracciano sempre, soprattutto le vittime tutsi, gli antefatti con gli anni in cui sono avvenuti. Ha colpito anche lei? Anche lei ha colpito questa tecnologia inesistente, praticamente inesistente, che sembrerebbe incompatibile con le cifre che lo sterminio in Ruanda ha avuto? Anna Kral, wybitna polska reporterka i kronikarka Holokaustu. Anna Kral, who is a Polish reporter who is quite now well known. È stata tradotta già in italiano. She has already been translated into Italian. Her work was translated in Italian. Wiemy, gdzie się stało, wiemy, kto zabił. Ripete ogni volta che noi she keeps dove sono saying le cose, that we know where things happened and why those events happened and who made them. Quindi sappiamo chi è so stato ucciso, we know chi ha ucciso, who was killed, who killed, but we don't know why. Wcześniej czy później dowiedzieć. Però il perché, ecco, but potremmo the reason why, sooner or later, natomiast we might Anna come to know such a reason. Pytanie, jak to było możliwe. Però Hanna Kral sempre but dice, Hanna Kral, c'è la risposta, perché, come è stato possibile. I chociaż uważam Hannę Kral za jedną z najwybitniejszych autorek non-fiction na świecie, nie zgadzam się z nią, bo ja uważam, że można spróbować odpowiedzieć na to pytanie. Anche se ritengo Hanna Kral una delle maggiori scrittrici e giornaliste, non solo polacche, non sono d'accordo con lei, non mi trovo d'accordo con lei su questo punto, perché secondo me è possibile cercare di la risposta a questa domanda. I myślę, że ludobójstwo w Ruandzie w taki sposób bardzo klasyczny, przepraszam na to niefortunne słowo, pokazuje nam, jak to było możliwe. Secondo me il genocidio in Ruanda, in maniera classica, mi scuso se uso questa parola, ecco, ci dimostra come è possibile risponderci a questa domanda. Nie mamy tutaj czasu na to, żeby opowiadać historię Ruandy przynajmniej 100 lat przed ludobójstwem, chociaż ma to znaczenie. Adesso, non abbiamo abbastanza tempo per raccontare la storia del Ruanda, andando indietro anche di 100 anni, e anche se sarebbe molto importante farlo. Więc zacznijmy od tego momentu, kiedy Belgowie dzielą społeczeństwo i każą mi wpisać w dowody osobiste, kto jest Hutu, kto jest Tutsi. Potrei partire dal momento in cui i colonizzatori belgi decidono di dividere la società ruandese in due gruppi, mettendolo nelle loro carte d'identità. No i potem się dzieją różne rzeczy, w każdym razie Ruanda odzyskuje niepodległość i w najbardziej dużym uproszczeniu mówiąc, Hutu przejmują władzę od Tutsi. Poi succedono, accadono tanti altri avvenimenti, però semplificando le cose diciamo che a un certo punto i Hutu prendono il potere in mano. I kiedy przez całe lata, dlatego Ruanda jest takim przykładem na którym możemy się przyjrzeć, jak to się stało, bo to trwało bardzo długo ten proces, który doprowadził do ludobójstwa. Il processo che ha portato al genocidio, quello che cerco di dire, è stato molto molto lungo. Qui sto semplificando ovviamente le cose. Kiedy wskazywano w szkole te dzieci, quando si riallaccia in questo momento a ciò che è stato detto prima, quando a scuola venivano indicati i bambini, kiedy nauczyciel wchodził do sali i mówił Tutsi wstać, quando l'insegnante entrava in classe e diceva Tutsi in piedi, to mówił jeszcze jedną ważną rzecz, mówił patrzcie dzieci do tych siedzących, diceva a questo punto anche un'altra cosa molto importante, tak wyglądają karaluchy, guardate, guardate come è fatto uno scarafaggio. I to jest bardzo ważny moment. Questo è un momento molto importante. Bo jeśli przez lata, od najmłodszych lat,
a w Rwandzie czas dał tę możliwość. Wmawia się komuś, że ci ludzie, którzy obok ciebie siedzą w klasie, nie są tak naprawdę ludźmi, tylko są insektami. Perché se per tantissimi anni a una persona viene detto che chi gli sta seduto a fianco nel banco della scuola non è un essere umano, ma uno scarafaggio, un insetto. Tych ludzi się dehumanizuje. In realtà ciò che avviene è disumanizzare quelle persone. Ludzie zaczynają wierzyć, że ci ludzie obok nich nie są ludźmi. Quelle persone, anche se piccole ancora, iniziano realmente a credere che chi gli sta seduto a fianco non è un essere umano. Przypominam, że Niemcy w latach 30. mówili o Żydach, że są wszami i że roznoszą tyfus. Voglio ricordare che negli anni 30 i nazisti dicevano nelle scuole che gli ebrei erano dei pidocchi e che diffondevano il tifo. I i tak sobie myślę, że jak się jest matką czy ojcem rodziny i wszędzie dookoła nas są szkodniki, szczury, wszy, insekty, to zaczynamy się bać o bezpieczeństwo swoich rodzin, swoich dzieci. Bo szkodniki szkodzą, roznoszą choroby. Io inizio, non lo so, a domandarmi come si vive in una società in cui ci viene detto fin da piccoli, in cui i genitori vedono attorno a sé le persone che dicono che viviamo in una società piena di pidocchi, di pulci, di ratti, di insetti. I zmierzam do odpowiedzi na pytanie, dlaczego to tak się stało szybciutko. Adesso velocemente voglio aggiungere a arrivare a dire i del perché è potuto accadere. Dlaczego ludzie mordowali tam z taką pasją, z taką werwą? Perché gli omicidi, gli assassini avvenivano lì con questa passione, con questo desiderio, impeto. Ponieważ ludobójca wierzy, że czyści świat i że robi dobrze. È perché chi uccide, chi ammazza, crede ed è convinto di purificare, di in qualche modo pulire il mondo. Ludobójca sprząta. Secondo lui, cioè secondo lo sterminatore, l'opera che sta compiendo è l'opera di pulizia. On troszczy się o swoje dzieci, on wierzy, że robi dobrze. Lui è convinto di fare del bene perché si prende cura dei propri figli. To nie jest mój wniosek. Ja to gdzieś przeczytałem, żeby być uczciwym. Questa conclusione non è mia. Io, per essere onesto, l'ho letta da qualche parte. Ale innej odpowiedzi na razie nie znalazłem. Però al momento non riesco a darmi un'altra risposta. Ale rzeczywiście, ponieważ ja rozmawiałem też ze sprawcami ludobójstwa w rwandyjskich więzieniach, oni to mówią. Però la verità è che siccome ho parlato nelle prigioni rwandesi con gli assassini, ecco, loro mi confermano che dal loro punto di vista è così. Słowami, ale mówią. Lo esprimono in modi diversi, però alla fine la conclusione è quella. Senta Tocman, per quello che sappiamo in questo libro, spesso le accade di interrogarsi sul suo essere lì. Perché sono qui? Perché sto raccontando questa cosa? Riuscirò a farlo? Le tracce che abbiamo appunto del libro che verrà poi presto tradotto in italiano. Volevo sapere se questo le è accaduto altre volte, per esempio quando ha raccontato le stragi nella ex Jugoslavia, o è un senso di smarrimento e persino un rischio di incapacità di raccontare o di impotenza che ha provato specialmente in Ruanda? Oczywiście tak, to są tematy, to jest temat najtrudniejszy. Ovviamente sì, questo argomento è il più difficile che si possa affrontare. I miałem taką świadomość, że akurat Ruanda doczekała się, ludobójstwo w Ruandzie doczekało się dosyć bogatej, często bardzo dobrej literatury, także literatury non-fiction, czego przykładem jest książka Filipa. Essendo lì, io comunque ero sempre consapevole del fatto che il genocidio in Ruanda era ed è già stato descritto da altri
autori è stato descritto già egregiamente. Którą, jak przypuszczam, mogę mówić za siebie, ale tak mi się wydaje, że wszyscy, którzy piszą o ludobójstwie ruandyjskim, sięgają po książkę Filipa. Io sono convinto che tutti quelli che cercano di scrivere qualcosa di nuovo sul genocidio in Ruanda, la prima cosa che fanno è quella di leggere il libro di Filip. Ale ta książka z różnych powodów nie ukazała się w Polsce, która ma 40 milionów ludzi prawie. Però stranamente è un libro che non è uscito, non è stato pubblicato in Polonia, che conta ben 40 milioni di abitanti. A ja mam taką teorię, że znaczy już teraz nie jestem tak rygorystyczny, jak byłem kilka lat temu jeszcze, że jak ktoś nie potrafi powiedzieć 30 zdań o tym, co się stało w Ruandzie, to tak naprawdę zgadza się z katami. Però io ho una mia teoria che vado ripetendo da diversi anni. Se c'è qualcuno che non sa dire almeno 30 parole sul genocidio in Ruanda, in realtà è d'accordo con i carnefici. O tak jak jednym z pierwszych etapów ludobójstwa, tych przygotowawczych jest dehumanizzazione, o cui mówiłem przed chwilą. Perché se il primo momento del genocidio consiste nella disumanizzazione, del rendere non umani, non umane le vittime. Ostatnim etapem już po zabiciu ludzi jest wymazywanie, zapominanie. Wymazujemy tych ludzi z naszej pamięci. Così l'ultima tappa, l'ultima fase consiste nel cancellare completamente quelle persone, le vittime o i superstiti dalla nostra memoria. Niszczymy kulturę, niszczymy zabytki, dlatego Niemcy palili synagogi, a Serbowie strzelali, bombardowali bibliotekę w Sarajewie i niszczyli wszystkie meczety, na przykład w Srebrenicy. Proprio per questo motivo, proprio per cancellare la memoria delle vittime, ecco che i carnefici iniziano a distruggere anche la loro cultura. Per esempio, per questo motivo i nazisti bruciavano i templi ebrei, per questo motivo a Srebrenica, in Serbia, venivano distrutte le moschee e anche le biblioteche. A w Ruandzie mordercy szli do kancelarii parafialnych, bo spisy ludności były w kancelariach parafialnych głównie, i je palili. Quello che succedeva invece in Ruanda... Ludności Tutsi. Era che praticamente i carnefici andavano nelle cancellerie delle parrocchie, prendevano le liste, gli elenchi degli abitanti, dei credenti fedeli di una data parrocchia e le bruciavano. Myślę sobie, że kat chce, żebyśmy zapomnieli o zabitych. Io credo che il carnefice vuole farci dimenticare delle vittime. No i w moim otoczeniu najbliższym zrozumiałem, że zorientowałem się, że nikt nie potrafi nic powiedzieć o Ruandzie, może 2-3 zdania. Quindi confrontandomi con i miei amici, con le persone che conosco, ecco, mi sono reso conto che quello che riescono a dire sul genocidio in Ruanda sono tutt'al più 2 o 3 frasi. Jacyś Tutu, jacyś Hutsi. Non lo so, a monosillabi mi rispondevano, sì, ne ho sentito parlare di un tutto, di un tutti, però non, niente di più. Ale co tam się stało, to nikt nie wiedział. No i to jest taka nasza zgoda na to, co tam zrobiono. Però nessuno sapeva dirmi, raccontarmi che cosa era accaduto realmente. E se non sappiamo, se non lo capiamo, se non sappiamo dire, come ho detto prima, diverse frasi, ecco, questo significa che siamo d'accordo con quello che è accaduto e con quello che hanno fatto i carnefici. Więc dlatego zdecydowałem się tę książkę zrobić. E per questo motivo ho deciso di scrivere il mio libro. No a druga część, rozumiem, pytania jest taka, jaka jest, jak, tak? Jak o tym opowiadać? No to jest strasznie trudne pytanie. La domanda invece sul come raccontarlo è tremenda. Myślę, że autorom non-fiction jest... Przepraszam za to słowo, nie znajduję lepszego, jakoś łatwiej, bo mówią językiem swoich bohaterów.
Forse per chi scrive i reportage narrativi, come il mio caso, ecco, per noi è più facile per certi versi raccontarlo, perché possiamo raccontarlo usando il linguaggio, le parole dei nostri interlocutori. Więc pytanie, które ja sobie stawiałem każdego dnia, jak rozmawiać? E per questo la domanda che io mi ponevo ogni giorno era in che modo parlare. Jak rozmawiać z kobietami, które, które przeżyły gwałty i zgodziły się na rozmowę, żeby ich ponownie nie ranić? In che modo posso parlare, interloquire con le donne che sono state stuprate? To jest rzeczywiście szalenie trudne. Właściwie nie ma żadnego pytania, które można by zadać. Ed è la difficoltà sta nel fatto che in pratica non c'è nessuna domanda che si potrebbe porla a quelle donne. Ja nie mam takich, ja nie wiem, pracuję 20 parę lat i napisałem kilka książek i nie potrafiłem zadać żadnego pytania, ale muszę pytać. Io personalmente non avevo, mi trovavo un vuoto nella mente, non sapevo che cosa chiedere, che cosa domandare, anche se sono 22 anni che faccio giornalista, eppure dovevo chiederle qualche cosa. Więc kończąc już, ja zawsze prosiłem, znaczy najpierw dziękowałem, że zgodziła się na spotkanie, a potem prosiłem, czy możesz mi opowiedzieć o tamtym czasie tyle, ile możesz i tyle, ile zechcesz mi opowiedzieć. To było jedyne, co ja mogłem wnieść, to była tylko ta prośba. Quindi in pratica ciò che facevo, ecco, le chiedevo se voleva raccontarmi che cosa è successo. Se voleva parlarmi, se le andava di dirmi quello che vuole. E basta, no, non potevo chiedere di più. No i niektóre kobiety krążyły wokół tych strasznych swoich doświadczeń, a inne bardzo wprost od razu opowiadały i one decydowały o tym, jak wygląda to nasze spotkanie. Molte di loro giravano attorno, non riuscivano ad andare veramente a fondo, a raccontare, ad avvicinarsi a quei giorni, mentre le altre erano dirette, effettivamente raccontavano, dicevano, però io lasciavo sempre decidere a loro come impostare la nostra conversazione. Posso aggiungere? Per quello che conosco dalle storie del libro, soprattutto di Gurevich, donne stuprate e risparmiate, perché sono spesso le uniche sopravvissute di intere grandi famiglie, oltre. Questa stessa esitazione, diciamo così, questa continua interrogazione sulla possibilità di essere all'altezza, di riuscire con le parole a restituire quello che si ha di fronte, è addirittura fondamentale nel libro di Waberi. Il libro di Waberi inizia proprio così, inizia dicendo: quest'opera si scusa quasi di esistere. La sua stesura è stata ardua, il suo avvio differito per settimane e per mesi, se non fosse stato per un dovere morale. E poi continua: eppure nella mia modesta storia personale, immune da ogni attivismo, non mi era mai capitato di vivere un'esperienza umana più dura, più impellente e più estenuante, perciò il desiderio irresistibile di tirarmi da parte, di farmi dimenticare, di non aggiungere nulla al pessimismo circostante, di non dare più segni di vita a mia volta. E poi com'è che invece si riesce, Waberi, a scrivere anche di questa esperienza? Sono, prima di tutto vorrei dire che sono molto lieto di essere qui, è un grande piacere conoscere Marino Sinibaldi, incontrarlo, io lo conosco già, e anche l'altro amico Filip Gurevich, è anche un gran piacere essere qui a Ferrara in questo bellissimo teatro. Il mio italiano sta facendo progressi, quindi ho seguito una parte della discussione e ho compreso che Marino mi stava chiedendo delle cose, però vorrei innanzitutto dire questo. Questo libro è stato scritto dopo che sono stato due volte nel 1988 e nel 99, 4 o 5 anni dopo il genocidio.
Quindi che cosa è successo? Dovevamo comprendere innanzitutto quello che accadeva dal nostro punto di vista, non proprio descrivere il genocidio, ma gli effetti del genocidio. E questo significa anche chiaramente quello che significava per gli africani. Eravamo 10 scrittori e anche registi africani e abbiamo tentato di descrivere l'effetto del genocidio, magari tradurre in maniera artistica o sotto forma di trattato, diciamo, anche nei paesi francofoni in Africa, appunto qual era l'effetto e quello, la prospettiva, diciamo. E Marino diceva che il libro, ha citato appunto la prima pagina, che era una situazione estremamente dura, difficile, e io non avevo scritto in precedenza nulla del genere. In 2 mesi dovevo comprendere quello che era un genocidio e cercare di rendere, rappresentare quello che era accaduto con i miei strumenti. Chiaramente il mio non è un giornalismo come quello di Philip, è semplicemente fiction, è un romanzo. E questo è quello che ho tentato. Io ho pensato, in effetti, che non avevo, come dire, le conoscenze e neanche l'esperienza, l'intimità per scrivere dei personaggi a tutto tondo, quindi non ho voluto rappresentare sotto forma di romanzo. Davo, non so, delle immagini su queste persone, un po' una prospettiva rapida su queste persone che erano delle vittime, dei sopravvissuti, a volte Tutsi, a volte Hutu. Cercavo di rappresentarli, dare un quadro di quello che sentivo, una rappresentazione dopo gli eventi, di quello che accadeva dopo. E nelle persone della mia generazione si dice che siamo gli scrittori della generazione post-genocidio, quindi volevo dare appunto una prospettiva di questo effetto, e queste immagini sono praticamente come delle vignette letterarie, e noi l'abbiamo fatto, io insieme ai miei amici, proprio per la memoria del popolo del Ruanda. Ed è per questo che abbiamo realizzato questo tipo di opera. Non so se ho risposto bene alla domanda. No, il libro è diverso, non è fatto di incontri, o meglio, le parole che ha raccolto, gli incontri che ha avuto sono filtrati attraverso una scrittura, ripeto, più letteraria, però anche da questo punto di vista ci sono dei momenti in cui si vede come... Sta ascoltando in italiano, quindi è migliorato molto. Allora parlo... Speaking facile italiano. Fatto in un facile italiano, sì. Sarebbe bello, uno sforzo. No, ci sono dei momenti in cui, però, anche nel tuo libro, la realtà... Per esempio, quando visiti le prigioni, dove ci sono 7.000 detenuti colpevoli di genocidio. Cioè ci sono 7.000 persone detenute, tutte giudicate secondo i 4 principi del Tribunale Penale che fu poi costituito a Ruscia, tutti dall'esecutore all'organizzatore imputati, diciamo meglio, poi gli imputati di genocidio. E lì cosa succede? Leggendo il libro, la solita, verrebbe da dire, meraviglia di trovare delle persone normali. Sì. Ma certo, perché sono persone normali, qualunque, ordinarie. Molte dei genocidi sono stati giudicati appunto sulle basi del tribunale di Arusha, e quindi a quel punto tante persone comuni hanno fatto tutto lo sforzo di capire prima loro stesse, prima di spiegare a noi, e siamo rimasti sorpresi di vedere delle persone qualunque, qualunquissime, non dei demoni, non dei diavoli. La prima volta che io ero andato nella prigione di Reliba, dove ho incontrato alcuni genocidi, erano persone che si sapevano esprimere molto bene, competenti, quasi come un avvocato americano. Io non parlo da un punto di vista morale, dico semplicemente che cercavano di, come dire, di combattere la loro battaglia in termini giuridici, e si spiegavano molto bene, in modo molto articolato. Per niente delle persone che cercano di
Cioè, per niente delle persone che esprimono rimorso. Mi rendo conto che è assurdo, però è quello che ho constatato io nella mia esperienza. Io non ho scritto quando mi trovavo in Ruanda, ho soltanto preso appunti, poi ho scritto là dove vivevo, in Normandia. E all'inizio non volevo addirittura scrivere, cioè mi sono detto come faccio a scrivere così a lungo, un libro così lungo, poi per le pressioni di amici, familiari e dei testimoni ho sentito che dovevo provare per un possibile giovane ruandese di domani a fare questo e ho cercato di procurarmi l'aiuto per l'aspetto poetico. C'è stato la voce del poeta Aimé Césaire che mi ha aiutato, per esempio, che ha parlato di una stagione nella vita del Congo. E sembrava quasi che però avesse parlato proprio di alcune scene, dettagli, proprio del genocidio in Ruanda. Ecco, per questo, per rendere questo tipo di cose mi sono rifatto anche a delle fonti letterarie, poetiche. Emotivamente ho cercato di non... sì, di lavorare non soltanto come qualcuno che fa il reporter, che verifica i fatti sul terreno, perché io non sono questo, non ero attrezzato, quindi ho chiamato in campo le mie emozioni. C'è un mito, io vengo da Djibouti, Africa orientale, tanti pensavano che io appartenessi a quel mondo, ma io ho detto no, io vengo da Djibouti, magari sarò somalo, ma non ho nessun rapporto di vicinanza con le persone di questo paese, sono solo africano, la cosa si ferma qua. Citava Césaire, cioè il grande fondatore con Senghor della negritude, del mito, della realtà della negritude. Questo perché, secondo me, ognuno di loro, e forse questa è una delle risorse cui si può attingere per superare l'enorme difficoltà di scrivere di tragedie come queste, come quello che è accaduto e anche quello che avviene dopo, perché con la scena della prigione abbiamo anticipato qualcosa di particolare. Il genocidio che è avvenuto in Ruanda può forse essere paragonato ad altri, poi magari rapidamente, ma parleremo di cosa c'è dopo e vi assicuro, ma penso lo sappiate già, che quello che c'è dopo in Ruanda invece davvero non ha precedenti. Ma di questo parleremo tra un pochino, perché prima vorrei mostrare come ognuno di loro ha attinto anche a delle risorse appunto di memoria o di tradizione per scrivere. Waberi citava Césaire, in Tuchman c'era qualcosa che aveva a che fare, la citazione che fa della Jugoslavia probabilmente, oppure l'attenzione che ha prestato alla dimensione religiosa fortissima, decisiva, cattolica, decisiva, il paese, ripeto, se l'ho già detto, più cristianizzato del continente africano. Nel caso di Filip Gurevich ci sono un paio di momenti in cui lei cita il suo legame non solo con l'ebraismo ma con l'Olocausto, cioè con la Shoah, cioè familiari sopravvissuti alla Shoah, che vengono dall'Europa, quindi diciamo comunque potenzialmente, inevitabilmente sopravvissuti alla Shoah. C'è una scena molto importante in cui lei è in attesa fuori dal memorial dell'Olocausto di Washington e lì vede delle foto del Ruanda, siamo mi sembra nel maggio del 94, quindi lei non è ancora andata in Ruanda, ma in Ruanda sta accadendo la strage. Al di là di questi, mi sembra sparsi, anche se per me lettore decisivi, momenti del libro, quanto secondo lei nella sua, effettivamente lo hanno detto anche i nostri altri ospiti, straordinaria sensibilità alla tragedia del Ruanda e straordinaria capacità in qualche modo di restituirla, ha contato questa sua vicinanza alla Shoah, cioè a quello che è diventato il primo di tutti i genocidi del nostro tempo? Bessa, io ho parlato del grande padrino del soul, James Brown, la gente che suonava con lui
ha apprezzato molto e lui pure ha mostrato apprezzamento. Ho parlato dei boat people vietnamiti nei miei scritti. Spero di avere fatto un buon lavoro là, così come ho cercato di fare Ruanda. La ringrazio della sua domanda, perché io non ho nella mia famiglia degli scampati alla Shoah. Però c'è una storia, io sono cresciuto fra persone che avevano quella storia. Se c'è una storia che ti può far ammazzare, ecco, lì si interseca la vita personale con un dramma pubblico e le persone tendono a definirlo dall'esterno in modi che corrispondono oppure no alle definizioni che danno dall'interno. Sono vicino a persone certamente che hanno vissuto la Shoah, ma anche per esempio ho conosciuto persone che sono fuggite dalla rivoluzione sovietica. Non credo che uno debba aver fatto personalmente quell'esperienza per essere uno che è più capace di scrivere di quel dato fatto. Sì, c'è la scena al Museo dell'Olocausto di Washington, ma questa riguarda le storie che noi ci raccontiamo. Stavo fuori del Museo dell'Olocausto, nuovissimo Museo dell'Olocausto di Washington, aperto nel 1993, e quando è stato inaugurato ci sono stati tanti discorsi in cui si è detto, per cercare di rispondere alla domanda di perché fare un museo dell'Olocausto in America anziché in Europa, visto che non è una storia americana, mentre gli americani avanzavano una sorta di rivendicazione. C'è stato Clinton, Elie Wiesel, che spiegavano tante cose sulla Shoah, e durante quei loro discorsi avveniva il massacro di Srebrenica. Sono poi tornato nel 1995, sto là davanti al Museo dell'Olocausto di Washington e ci sono delle immagini dei morti del Ruanda buttati nei fiumi, scaraventati i cadaveri nei fiumi, molto simboliche, un po' per far credere che venissero dall'altro capo del Nilo e che quindi venivano rispediti dalle acque del Nilo in quel posto. Ecco, quelle immagini sulle prime pagine dei nostri giornali le guardavano alcune persone che lavorano nel museo, che dicevano ancora mai più, mai più, e ricordate, noi ci diciamo molte bugie sul mondo in cui vogliamo vivere, ci raccontiamo che crediamo di vivere nel mondo che dice e proclama mai più, ma non è così, non è così. Mai più è importante. È una frase che viene dagli ebrei che parlano di se stessi. Mai più ci lasceremo condurre come agnelli al macello. Mai più consentiremo che qualcuno ci stermini. Ma poi è stata espropriata. Se l'è presa il resto del mondo, che ha detto siamo tutti insieme, ci diamo la mano in difesa dei diritti dell'uomo. La verità è che ci accecchiamo alle cose quando ci raccontiamo delle cose così, che abbiamo già deciso che non succederà più, e questo ci renderà ciechi al fatto che al momento in cui risuccede. Quindi ci siamo date tante false certezze, tante false sicurezze. Sì, sei contro la Shoah? Beh, facile nel 1994, non trovate? D'altro canto, succedeva proprio in quel momento qualcosa e il nostro governo ha evitato accuratamente di reagire e persino di chiamarlo genocidio. La Convenzione sul genocidio è stata ovviamente adottata dopo la Shoah e dice fondamentalmente che i firmatari si impegnano a impedire e punire ogni genocidio futuro. E la definizione che danno è quella che lei, Sinibaldi, diceva all'inizio: durante il genocidio del Ruanda qualcuno ha notato che la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato hanno cercato come potevano di evitare di usare il termine genocidio. Hanno cercato di evitare di usare un termine che sennò li avrebbe obbligati ad agire. Il segretario di Stato ha detto a un certo punto: per me mi va benissimo se lo chiamiamo genocidio, perché ciò non ci richiede di agire, ci dà il potere di agire qualora lo volessimo. Vi rendete conto? Quindi
È come espungere l'obbligo a prevenire e a punire. E quindi da una parte cercavo di rafforzare, dall'altra di indebolire la capacità generale di riconoscere che di genocidio, ahimè, si trattava. La definizione del crimine è stata trattata in questa maniera e spesso i profughi che partecipano alle convenzioni sui diritti umani si ritrovano più o meno nelle stesse posizioni. E tutto questo non corrisponde con il mondo in cui pensiamo di vivere. Ha a che fare con come è stato fatto la decolonizzazione di un mondo che precedentemente era colonizzato. E di colpo ci siamo trovati di fronte a questo, ci siamo chiesti: ma che significa? Ci siamo chiesti: c'è un genocidio in un luogo che non ha un potere economico, politico, geostrategico, nessuna connessione di parentela con noi? Ebbene, questo, secondo me, ha chiamato in questione una cosa. Tutti, in un modo o l'altro, crediamo che ci sia una umanità comune, lo pensiamo per motivi religiosi, filosofici, umanistici, morali, che c'è un modo bello e buono e giusto di pensare al mondo, ma non ci comportiamo così. Quindi sono concetti molto, molto astratti. Uno si sente vicino alle persone cui è vicino fisicamente, per l'intimità dei legami, ma le cose che succedono all'altro capo della città non ci fanno la stessa impressione di quello che ci succede sotto casa. Allora, tutti questi nomi, Hutu e Tutsi, che fanno? Sono come cane e gatto, si fanno delle cose, ma era tutto molto astratto. Noi abbiamo dei principi, delle idee sull'umanità comune che abbiamo dentro, eppure davanti a certe cose ci ritraiamo inorriditi e non facciamo più niente. Se è un crimine contro l'umanità, non ci sono esterni che guardano dalla panchina. Siamo tutti implicati in prima persona. E essere un outsider, guardare dalla panchina, che cosa vuol dire allora? Che noi non siamo umani o che loro non sono umani? Tocman potrebbe provare a rispondere, anche a partire però, Tocman prova a dare la sua risposta, anche a partire dal fatto che quella idea del mai più, c'è di qualcosa che dovrebbe, potrebbe non accadere mai più, c'è in un punto del suo libro, devo dire l'unico frammento che circola, non so se nella traduzione ufficiale che farà Margene in rete, dove dice: sono sicuro, mi siedo a pensare, dice a un certo punto del suo libro da Ruanda, mi siedo a pensare, quando raccoglie queste storie che in parte almeno il metodo ha riportato qui, mi siedo a pensare, sono sicuro che non ascolterò mai niente di più crudele di questo, il genere umano non potrebbe inventarsi niente di più crudele. Vuol dire cosa dice poi? Ma non è vero. Nie wiem, co to jest za tekst. Non so di quale testo stiamo parlando, ja napisałem, że każdego dnia wieczorem, pracując w Rwandzie, byłem przekonany, że już nic straszniejszego następnego dnia nie będę mógł, nie usłyszę od tego, co usłyszałem dzisiaj. No, io quello che ho scritto è che ogni sera, lavorando nel Ruanda, ero convinta che il giorno dopo non avrei sentito le cose altrettanto terrificanti e crudeli che ho sentito quel giorno. Że każdy następny dzień przynosił mi jeszcze straszniejszą relację. Taki był sens tego. Eppure ogni giorno successivo mi portava delle informazioni, delle notizie ancora più terrificanti di quelle del giorno precedente. Ecco, quello era il senso un po' di ciò che ho scritto io. Ja bym chciał powiedzieć, bo się boję, że już potem do mnie nie wróci pytanie, a ja bym chciał o jednej rzeczy bardzo powiedzieć, io, która być może jakoś będzie odpowiadać też na pańskie pytania. Tengo molto a dire, a sottolineare una cosa e voglio dirla subito perché magari dopo non avrò più parola, la parola non tornerà più e forse in questo modo riuscirà a rispondere anche alla sua domanda.
cercherò di riallacciarmi comunque. Powiedział pan, że Ruanda jest najbardziej katolickim krajem Afryki. Lei ha detto che il Ruanda è il paese più cattolico dell'intero continente africano. A ja jestem, nic nie umiejąc, Włochom, najbardziej katolickiego kraju w Europie. E io invece sono originario, provengo dal paese più cattolico d'Europa, e senza togliere nulla agli italiani. Togliamoci i pochi record che abbiamo. Nie pobiegłeś. Dice no, va bene, no, adesso non facciamo a botte. No, no. Ci tengo, però. Ja, mnie też na tym nie zależy. No, anch'io non ci tengo ad avere. Ale też jestem z kraju, gdzie dokonano Holokaustu na Żydach. Però devo dire che vengo dal paese in cui si è compiuto l'Olocausto sugli ebrei. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale, ale myślę, że że my mamy ten, Polacy mają ten Holokaust we krwi, chociaż to nie oni tego dokonali. No, czy nie myśmy tego dokonali? Se è giusto dirlo, però a volte penso che i polacchi hanno l'Olocausto nel sangue, anche se non siamo noi, anche se non siamo stati noi a compierlo. Mówiąc uczciwie, niektórzy z nas brali w tym udział. Onestamente parlando, alcuni di noi ne hanno preso parte. Od jakiegoś czasu w Polsce to bardzo otwarcie o tym rozmawiamy, że byliśmy nie tylko świadkami Holokaustu, ale także niektórzy z nas, nasi dziadkowie, to mam na myśli, niektórzy z naszych dziadków byli też ludobójcami. Da un po' di tempo a questa parte in Polonia stiamo facendo questo dibattito, si è acceso questo dibattito sulla nostra partecipazione, cioè si sta cominciando a dire che non siamo stati solo testimoni, ma anche partecipi attivi. Sto parlando qui dei nostri, dei miei nonni. Kłócimy się o to, debatujemy, bo to były incydenty, ale co to znaczy, że to były incydenty? Czy jesteśmy za to odpowiedzialni, czy nie jesteśmy odpowiedzialni? To jest żywa dyskusja od wielu lat. Litighiamo, discutiamo da parecchi anni ormai. Però il fatto c'è, cioè, se sono stati degli incidenti, degli episodi isolati, oppure se abbiamo partecipato più attivamente, non importa in questo modo, importa ciò che è successo, importa che qualcuno comunque ha partecipato. Ale też jak New York Times czy The Wall Street Journal zdarzy, czy takiej czy innej gazecie zdarzy się napisać o Auschwitz, polski obóz śmierci, natychmiast rząd polski, z czym ja się zgadzam, protestuje. Se un giornale estero, American Wall Street Journal o The New York Times si permette di dire che Auschwitz è un campo di concentramento polacco, ecco che il nostro governo alza subito le voci di protesta. Bo to nie były polski obóz, bo to nie był polski obóz. Si sottolinea che Auschwitz no, non è stato il campo di concentramento polacco. Ale o tym wszystkim z bólem, ale rozmawiamy. Noi ne discutiamo, per quanto dolore ci arrechi, però abbiamo trovato il coraggio di parlarne. Natomiast nie rozmawiamy o tym, jak zachował się w czasie Holokaustu i jak zachował się w czasie ludobójstwa w Ruandzie Kościół katolicki. Però l'argomento che non viene mai sollevato è come si è comportata la Chiesa Cattolica durante il genocidio del Ruanda. Najwięcej zabójstw dokonanych przez Polaków w czasie II wojny na Żydach, zabójstw Żydów, one się najczęściej zdarzały w niedzielę popołudniu i wieczorem. La maggior parte degli omicidi compiuti sugli ebrei in Polonia accadevano domenica pomeriggio o sera. Piszą o tym polscy historycy. Gli storici polacchi ne parlano apertamente. Bo to były incydenty, żeby było jasne, to nie była jakaś... No, voglio essere chiaro, si tratta di incidenti isolati.
non è stata. Też różnie geograficznie rozkładało w Polsce, w różnych miejscach perché, było różnie. Anche perché comunque geograficamente sono Ale dlaczego w niedzielę? No bo w niedzielę ludzie wracali z kościoła, gdzie ksiądz im mówił, że źle jest ukrywać Żydów. Ciò accadeva perché domenica pomeriggio, domenica sera, ecco, le persone erano fresche di messa, cioè uscivano dalla chiesa, dove i preti dicevano che non era un male uccidere gli ebrei. Myślę, że Polska nie była jedynym krajem, w którym działy się takie rzeczy w Europie. Sono convinto che la Polonia non fosse stata l'unico paese dove accadeva questo genere di cose in Europa. I wracając do Ruandy. Per tornare a Ruanda. Nie wiem jak we Włoszech, ale strasznie ciężko chyba w ogóle nam jest rozmawiać o tym, jak Kościół katolicki jest, czy był uwikłany w ludobójstwo w Ruandzie. Non so come in Italia, però da noi in Polonia è molto difficile parlare del coinvolgimento della Chiesa nel genocidio del Ruanda. To jest ten etap przed 94 rokiem, kiedy Kościół katolicki wyraźnie faworyzuje jedną grupę. Qui bisogna tornare ancora alla storia, agli eventi accaduti prima del 94, quando la Chiesa cattolica ha iniziato a privilegiare apertamente un solo gruppo etnico. A arcybiskup Kigali jest osobistym doradcą prezydenta Habyarimany. L'arcivescovo di Kigali è il consigliere personale del presidente Habyarimany. Potem nadchodzi, jest te 100 dni ludobójstwa. Poi arrivano i 100 giorni del genocidio. Mamy w Ruandzie białych misjonarzy i mamy w Ruandzie ruandyjskich księży, duchownych. In Ruanda ci sono i misjonari bianchi e i sacerdoti ruandesi. Niektórzy z tych ruandyjskich duchownych są ludobójcami. Alcuni dei sacerdoti ruandesi sono assassini. Pytanie, które stawiam w swojej książce i na które nie dostaję odpowiedzi, brzmi, jedno z pytań brzmi, czy ja stawiam je biskupowi, który dzisiaj jest moim sąsiadem, a wtedy był wicenuncjuszem w Ruandzie, Polak. Una delle domande che mi pongo nel mio libro e che mi pongo da sempre e che ho posto anche a un vescovo che oggi è un mio vicino di casa e a quel tempo era in Ruanda. Tak, wicenuncjuszem. Mm-hmm. Czy prawdą jest, że zaraz po ludobójstwie Kościół bardzo sprawnie, że Kościół ewakuował wszystkich duchownych, co do których istniało założenie, że będzie zarzut ludobójstwa? Ecco, la domanda che mi sono posta e che ho posto anche appunto al vescovo, il mio vicino, se è vero che subito dopo Ruanda, nei giorni, nelle settimane successive al genocidio, la Chiesa Cattolica si fosse data da fare per evacuare, per portare via e salvare i sacerdoti coinvolti. Papież Jan Paweł II, my w Polsce mówimy nasz papież. Il Papa Giovanni Paolo II, in Polonia lo chiamiamo il nostro Papa. Ale też się o niego nie musimy pobić. Però non dobbiamo comunque venire a botte. Napisał do Ruandyjczyków, że Kościół nie był uwikłany w ludobójstwo. Ha scritto in una lettera agli abitanti del Ruanda che la Chiesa non è stata mai coinvolta nel genocidio. Ale jeśli któryś, w tłumaczeniu jest to members, z członków Kościoła, jest odpowiedzialny, brał udział w ludobójstwie, powinien stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Però se c'è qualche membro della Chiesa Cattolica che ha preso parte al genocidio, ecco, dovrebbe essere giudicato, dovrebbe... Tylko, że to jest kolejne pytanie, które trzeba głośno postawić. Dlaczego ci księża wciąż nie wracają do Ruandy? Oni są głównie tutaj. Tutaj. Un'altra domanda che bisognerebbe porsi, come mai questi preti, questi sacerdoti non sono mai tornati nel loro paese, in Ruanda, e invece si trovano qui? In Francia. Qui intendo l'Italia e anche in Francia.
I grupa białych misjonarzy, trudno oceniać ich postawę. Oni w większości uciekli i trudno to oceniać, jak nie byliśmy w takiej sytuacji, powiedzmy zagrożenia życia. Per quel che riguarda i missionari bianchi, ecco, loro nella maggior parte erano fuggiti immediatamente, però non sta a noi giudicare il loro comportamento, perché non sapremo mai come ci saremmo comportati noi nelle condizioni simili. Uczciwie mówiąc, i jeszcze powiem o ruandyjskich duchownych i o białych misjonarzach, pośród nich też zdarzali się oczywiście bohaterowie. Voglio comunque dire e sottolineare il fatto che sia tra i missionari bianchi che tra i sacerdoti ruandesi c'erano anche degli eroi. Znane są ich nazwiska, znane są ich świadectwa. Conosciamo i loro nomi, conosciamo le loro testimonianze. Dzięki tym ludziom wiele ludzi przeżyło, też niektórzy ruandyjscy duchowni zapłacili za próbę pomocy życiem. Grazie a loro sono sopravvissute parecchie persone e molti dei sacerdoti ruandesi hanno pagato con la loro vita questo. Ale wracając do białych misjonarzy, którzy wrócili już w sierpniu bardzo licznie do Ruandy, w sierpniu 1994 roku. Però per tornare ai missionari bianchi che già in agosto del 94 erano rientrati nel Ruanda. Myślę, że już można oceniać ich postawę, ich zachowanie po ludobójstwie. To podlega ocenie. Penso che potremmo tentare di giudicare, di chiederci sul loro atteggiamento del periodo del dopo genocidio. Żeby nie przedłużać, powiem ogólnie, Kościół do dziś nie skonfrontował ani sam siebie jako instytucja z tym, co się tam stało, ani swoich wiernych ruandyjskich z tym, czego dokonali. Fino a oggi la Chiesa non si è mai confrontata in qualche modo con se stessa per quanto riguarda ciò che è accaduto in Ruanda, ma nemmeno ha tentato di invitare i propri fedeli a farlo. E to jest sprawa, która ciągle czeka. Ed è una questione in sospeso, in attesa di avvenire. Pagina, come dire, no, non abbiamo il tempo, insomma, di trattarla, perché c'è questo accenno al futuro che vorrei raccogliere nell'ultima domanda, poi magari aspettiamo le vostre, se non per dire sì, che quando Wojciech che dice qui si riferisce proprio all'Italia. Qualche giorno fa la Repubblica raccontava la storia di Jean-Baptiste Rutiunza, che era il sacerdote responsabile di una struttura religiosa che in Ruanda ospitava centinaia di bambini con gravi problemi motori. Il paese si chiama Gatara e lui è accusato di aver schedato e partecipato questa è l'accusa per la quale è in corso a Roma un processo di estradizione, cui lui si oppone, appunto non vuole tornare, come poi c'è che raccontava in Ruanda, ora lavora in Vaticano, fa sempre il recepzionista, insomma risponde al telefono. Lui, secondo l'accusa, ha partecipato a una strage di bambini. A Gatara sono morti 4.338 bambini, ogni volta leggo questa cifra spero che sia un errore di stampa, e appunto è uno dei casi in cui, magari lo è, non lo so, è uno dei casi in sospesi appunto dal punto di vista giudiziario. C'è per la verità un precedente, c'è il precedente di un sacerdote, si chiama Atanase Seromba, e ha molti anni è stato in Italia, in un paese vicino Firenze, diciamo con i fedeli, insomma dava la comunione, distribuiva i sacramenti e celebrava le messe. Poi ci fu una denuncia pubblica, il Vaticano accettò sostanzialmente, insomma non si oppose troppo all'estradizione. È stato processato nel tribunale di Arusha e condannato per le atrocità commesse. Nel suo caso aveva rinchiuso 2.000 tuzzi nella parrocchia di cui era responsabile e poi l'aveva fatta abbattere con un bulldozer. Chi cercava scampo, dicono le cronache del tribunale, veniva abbattuto a colpi di fucile, imbracciati dallo stesso Seromba, piazzato sulla scala che portava la sua canonica. Questo ha a che fare appunto col passato e col futuro. Io appunto vorrei lasciare tempo alle vostre domande se ci sono, però un'ultima cosa la vorrei chiedere a Gurevich, che non ho capito se è vero che sta tornando in Ruanda e continuerà a seguire, perché lui dice nel suo libro, come anticipavo, che se c'è qualcosa di unico in Ruanda è quello che è accaduto dopo,
perché nella complessa storia che abbiamo ricostruito per frammenti e che spero conosciate o che è possibile, insomma, con la rete ricostruire interamente, ed è molto interessante, oltre che sconvolgente, le dinamiche, c'è questo elemento, credo, assolutamente unico del ritorno, diciamo, della convivenza obbligata per di più, come sottolinea Gurevich, in piccoli villaggi, dei sopravvissuti allo genocidio e dei genocidari, come si chiama, con una sorta di neologismo che abbiamo dovuto, cioè le politiche del rientro, il tentativo complesso, faticoso, ambiguo, limitato di pacificazione, qualunque giudizio ne vogliamo dare, fa sì che ora in piccoli, o hanno tentato di convivere in piccoli villaggi del Ruanda, quindi con una familiarità, con una domesticità che è quella stessa che abbiamo citato all'inizio dello sterminio, gli autori del genocidio e i pochi sopravvissuti al loro genocidio. Questo fa Gurevich della situazione ruandese qualcosa di unico al mondo. Come sapete, pochi ebrei sono tornati in Polonia dopo e ci sono dei bei libri, c'è uno bellissimo di Adam Michnik che racconta persino cosa accade in uno di quei villaggi e come i pogrom siano continuati in Polonia anche dopo il 45, quando gli ebrei tornano in alcuni dei villaggi che hanno dovuto abbandonare, ma insomma questo è un altro discorso. Quello che sostanzialmente gli ebrei hanno cercato e trovato un'altra terra. Invece in Ruanda è accaduto qualcosa di unico. Che cosa possiamo dire di questi anni? Peraltro molti, perché sono tornati nel 95, 96, 97, poi ci sono state altre, poi sono stati gli Hutu a fuggire, poi a ritornare, insomma sono vicende molto complesse, ma cosa possiamo dire di questo approdo, di questa specie di esperimento cui il Ruanda è forzato? Ci sarebbe tanto da dire ovviamente sul Ruanda dopo il genocidio. Per me, per molti aspetti, la storia che sto cercando io ora di raccontare, dopo che sono tornato tante volte questi ultimi 4-5 anni, e vedo, ho visto come viva la gente, il genocidio è la parte più facile da comprendere, giudicare, descrivere. Lo sappiamo tutti che cosa pensiamo del genocidio, non ci piace e siamo contrari. Quindi semplice, moralmente non complesso, ma cercare di vivere assieme dopo, cercare di coesistere, questo sì che è estremamente difficile. E dire che si tratta di coesistenza forzata, ma forzata da chi? Non hanno scelta queste persone. Glielo chiedi e ti dicono: non abbiamo scelta. L'unica altra scelta che avremo è tornare ad ammazzare, perché non c'è distribuzione geografica. Ci sono persone che non desiderano diventare profughi e andarsene all'estero. E quindi c'è questa idea che è stato necessario reinventare o riaccendere della ruandesità o ruandanità, dell'essere ruandesi, cioè come percepire le identità di queste etnie. Ne hanno parlato un po' e dicono che sono abbastanza artificiose, costruite, però il sangue fa la sua parte, i legami di sangue fanno la sua parte. È prudente per ogni ruandese, che sia Hutu o Tutsi, cercare di sapere che cosa è l'interlocutore fino al momento in cui ne so di più. Quindi si sta cercando di costruire un'idea che siamo tutti ruandesi, ed è vero, mangiano lo stesso cibo, parlano la stessa lingua, sono mescolati, ma come si rimettono insieme le due parti? Pensiamo alla Polonia, alla Cecoslovacchia. Qualcuno diceva nell'89 è facile fare la zuppa di pesce prendendo i pesci nell'acquario, ma è molto difficile prendere una zuppa di pesce e trasformarla in un acquario. Cioè, e qua abbiamo lo stesso problema: come si fa a rimettere insieme le metà? Ho letto nei primi miei ritorni che tutti gli esterni, gli outsider, c'erano tanti outsider, gli Stati Uniti, le Nazioni Unite, tutti hanno detto che non pensavano sarebbe durato per più di qualche mese prima che tutto tornasse a sfasciarsi. Nessuno aveva l'idea di come affrontare la questione,
E gli unici che hanno avuto un'idea sono stati quelli del movimento ribellistico che poi hanno formato il nuovo governo. Che altro c'era da fare? Annientarci a vicenda? E quindi quello che abbiamo visto è stato questo muovere da una situazione assoluta a questa incredibile opportunità di vedere che significa creare una società. Tutte le società umane consistono nel prendere gente, piccoli gruppi, magari automizzati, che sono magari in conflitto, mettergli sopra un monopolio della forza e creare dunque uno Stato e fare in modo che progrediscano e vedano in modo tangibile quali sono i vantaggi della statualità. Ma questa gente, quelli che hanno commesso il genocidio, hanno fatto delle cose contro la propria società che ci dicono che non avevano nessuna idea di che cos'è uno Stato e non avevano nessuna speranza. Quindi adesso la speranza è quella di capire che per gestire la questione dal punto di vista metafisico si può fare soltanto un tot e non di più, ma poi c'è la questione della coesistenza e quella è molto più complessa. Abbiamo parlato di quelli in galera, sono soltanto quelli che si sono rifiutati di ammettere i propri crimini. Ma tutti gli altri praticamente, forse tranne gli stupratori, sono di nuovo fuori, vivono in società. In certi momenti per i sopravvissuti questo è semplicemente intollerabile perché è una presenza che li abita, che li perseguita quando li vedono per strada, però piano piano ci riescono. Guardiamo come ne parlano, come ci pensano, è una situazione unica al mondo, ci lancia una sfida. Insiste nel farci capire che il genocidio, non ne parliamo come quei 100 giorni, perché questa è stata la durata, ma ci sono state tante uccisioni anche prima. È vero, i genocidi hanno una lunga coda nella storia, ma hanno anche dei lunghi precedenti. Tutti sono toccati, per generazioni e generazioni, quindi bisogna lasciarsi questo alle spalle, è un processo lunghissimo, molto spesso la gente si fa insofferente. E molti, specialmente i colpevoli, dicono ma guardate, sono ancora alle prese con i loro conflitti. Sì, è vero. Però sono passati 18 anni, c'è una mezza generazione che se l'è lasciata alle spalle. Come sono cresciuti queste persone, educate nell'idea che siamo tutti ruandesi e basta con questi omicidi reciproci? Ci sono in alcuni luoghi la convivenza è più forzata, in altri forse meno. Dobbiamo esaminare il modo in cui funziona la memoria, il ricordo. Molte persone al processo continuano a parlare al tempo presente, usano lo stesso linguaggio, ma hanno detto in tanti, lo stesso linguaggio che si usava al tempo del genocidio. Cioè ci sono tante cose che dobbiamo, ed è importante, tenere d'occhio, vedere come si svolgono tutti questi passi che saranno numerosi, uno dopo l'altro. Non soltanto la stuprata, ma suo figlio, come assorbirà la nozione che c'è stato un genocidio nel suo paese? E quello che non ne sa niente, non gli hanno detto nulla? E quello che è stato in galera? O è ancora? Ho incontrato una giovane un tempo addietro. Che improvvisamente è stata sul piano emotivo la peggiore intervista che ho fatto. Questa qui era rimasta completamente sola, aveva una casettina perché era una scampata, non aveva altro da fare che lottare contro i suoi fantasmi. Una persona capace di esprimersi benissimo, mi ha detto tutto quello che le era successo. Ma una persona così, che collocazione ha nella nuova società? Come si mette? Come la mettiamo? Dove la mettiamo? Che cosa ne facciamo? Perché noi chiediamo a una persona di questo genere di tollerare l'esistenza dei suoi aguzzini accanto. Come fai a ripristinare ciò che questa persona è stata? C'è una società politica che va avanti, ma al tempo stesso deve occuparsi delle sensibilità, dei superstiti, e queste cose sono spesso in contrasto fra di loro. Quello che mi dà un po' di speranza attualmente è un fatto, cioè che la mentalità del genocidio è stato prendere il mondo e dividerlo in due parti, due gruppi di persone,
due identità assolute, tutto il resto era sussidiario, secondario, ancillare, o Ariuto o Rituzzi. Uno significava vita e l'altro significava morte, e in mezzo non c'era mai niente, nulla di neanche lontanamente sottile. E adesso in Ruanda ci sono tante complessissime identità. Uno è uno superstite, uno fa parte della diaspora, uno si è visto ammazzare metà della famiglia ma non c'era nel paese in quel momento, stava fuori e quindi è sopravvissuto. Uno è uno che appartiene a una famiglia che è Hutu ma non è accusato, però è identificato con gli Agozzini. Ci sono tanti strati, è così complessa, è una situazione complessa dal punto di vista generazionale. È quello che divide molto le persone adesso, ovviamente lo status economico, più ancora dell'appartenenza etnica, se vogliamo. Ma come si fa a vivere in una società che si trova ad affrontare i problemi normali di una società? Secondo me vogliono farlo questo, quindi questo è segno di salute in qualche maniera. E in fondo l'organizzazione politica della società si deve occupare di costruire un posto dove nessuno sia più messo a così dura prova, anche se a noi occidentali piace identificarci con, che so, Oscar Schindler, e ci identifichiamo con le vittime soltanto con loro, e ci piace pensarci eroe. Non sappiamo, ma la storia ci insegna che per lo più nelle situazioni diverse in cui si trovano gli esseri umani si comportano in modo orrendo, spaventoso. Allora, organizzare una società con questa consapevolezza e con alcune persone che si trovano sottoposte a una prova così tremendamente dura è forse l'aspetto più difficile in assoluto per l'oggi. Avete domande, voglia di proseguire, qualcosa da chiedere ancora? Sentiamo poi. Sì, non so se arriva un microfono. La prima domanda è: qual è il ruolo delle Nazioni Unite, le truppe delle Nazioni Unite, prima, durante e dopo il genocidio? Seconda domanda: la condizione politica della Ruanda attuale e in che modo si correla ai conflitti in Congo? È vero che la Ruanda finanzia il commercio del cotone, del coltan, scusate? Vorrei iniziare con le Nazioni Unite, perché fa riferimento al Congo e questo è importante. Tra il 90 e il 94, quando è iniziato il genocidio, nell'autunno, vi è stata una guerra civile in Ruanda con il movimento dei ribelli che veniva dalla diaspora, il fronte patriottico ruandese. Poi hanno negoziato un accordo di pace con molta facilitazione internazionale nel 93, l'accordo di Arusha, e quindi c'era questa possibilità di integrare i due gruppi a livello politico e militare. Molti pensavano che questo non sarebbe accaduto, ma tutte e due le parti avevano invitato questa pace, questo gruppo delle Nazioni Unite che doveva mantenere la pace, ed erano lì anche nel periodo che ha portato al genocidio, hanno visto quello che stava accadendo e sono stati scoraggiati dalla sede delle Nazioni Unite a New York di intervenire. Durante il genocidio semplicemente hanno osservato, non hanno fatto altro che evacuare la loro gente, e si sapeva che chiaramente una volta iniziati i massacri anche i pacificatori potevano rimanere coinvolti in quello che accadeva. E poi alla sede centrale delle Nazioni Unite, al Consiglio di sicurezza, condotto naturalmente dagli Stati Uniti, da Madeleine Albright, che era ambasciatrice all'epoca, si sosteneva chiaramente che bisogna avere il ritiro delle forze. Noi dicevamo: ma dovremmo ritirarci semplicemente. E quindi le forze delle Nazioni Unite sono state in qualche modo ostacolate, fermate, sono state ritirate da lì nel momento in cui c'era più bisogno del loro coinvolgimento. E poi le Nazioni Unite sono rimaste lì. C'era una forza in Ruanda dopo il genocidio, c'era l'intervento francese, e gestivano i campi dei profughi lungo il confine.
dove c'è la struttura militare e politica delle forze del genocidio che si erano insediate in quell'area, e questi campi poi si sono dispersi nel 96 quando i ruandesi, c'è stata la prima ribellione dei congolesi, la prima ribellione, che erano i primi ribelli, sono andati lì, hanno attaccato i campi, hanno cacciato le persone, e altri sono scappati nel Congo, molti sono stati uccisi, sono stati rimpatriati, e Mobutu è stato rovesciato e cacciato. È praticamente come delle ripetizioni, delle reiterazioni della guerra nel Congo. E poi iniziamo a sentire queste accuse che l'interesse principale della Ruanda era finanziario. Chiaramente c'era anche quello dell'insediamento di quelle persone che fuggivano in Congo. Ruanda chiaramente ha un ruolo nel campo del commercio dei minerali. Questo aveva un ruolo? Se noi rimuovessimo il Ruanda dal Congo sarebbe comunque una grande confusione, un grande caos, non per scusare o per dire che non c'è un ruolo, ma non era la causa del problema e neanche la soluzione. Francamente, vi sono state così tante fasi in questa guerra. Non credo che a questo punto nessuno seriamente pensa che la manipolazione del commercio dei minerali da parte del Ruanda sia la causa prima di quello che è accaduto recentemente. Era più una questione della metà degli anni 2000, e poi c'erano chiaramente molti aspetti di politica interna, molto semplificato, chiaramente proprio in grosse linee. Una sola osservazione in linea con questo che ha detto Philip riguarda la speranza e la via d'uscita. Vi ricordate il 94, tempo del genocidio in Ruanda? Nell'ambiente degli intellettuali africani si diceva nel 94 il Ruanda era il peggiore abisso del continente, il Sudafrica era il meglio. Adesso non dico che si siano invertiti i ruoli, però siamo pieni di incanto, molto smagati nei confronti del Sudafrica. E non direi che Ruanda sta diventando il migliore esempio di tutto il continente, però sono d'accordo con quello che ha detto Philip un momento fa, cioè Ruanda sarà meglio quando le persone che hanno le storie più complicate verranno fuori, si faranno vive, usciranno dall'armadio. Io vedo che molti hanno nascosto, dissimulato, si sono distanziati. C'è un romanziere, un amico mio, molto bravo, ha scritto un romanzo forse più complicato sulla storia del genocidio, ma proprio perché la sua storia è stata così complicata, il suo libro non è stato ben accolto. Questa persona si è ritirata, sta scrivendo il suo secondo romanzo, perché il romanzo storico è troppo complicato, gli ci vorranno altri 5-10 anni, perché Ruanda riesca, come dire, a fare spazio dentro di sé a storie così complicate. Mi piace molto quello che hai detto, Philip. Dire, raccontare queste storie, le più complicate di tutte, saranno l'inizio di una via d'uscita per il Ruanda. Quindi la scena culturale avrà molto importante. Le persone, la gente del Ruanda ha una capacità di recupero e resistenza straordinaria. Sì, il governo del fronte patriottico ruandese, il generale che è diventato presidente nel 2000. La storia è molto complicata, si è trattato di un regime monolitico, autoritario, molto controllato, molto pre-mercato, insomma, voglio dire un po' primitivo. Però adesso gli interessa molto assicurare i servizi, e quindi alla gente delle agenzie umanitarie piace in un certo senso. È più giusto, è più inclusivo, e i servizi economici, le strutture economiche, il welfare, la sanità, se ne sono occupati veramente in modo serio.
Naturalmente anche l'elite ne hanno beneficiato. Però ogni volta che ci ritorno vedo immensi miglioramenti, passi avanti, e viene apprezzato anche da tante persone che non sono necessariamente proprio dei sostenitori del regime. Quindi c'è molto controllo, non c'è una vera competizione politica aperta al di fuori del partito. Cosa che molti non vogliono vedere, peraltro, praticamente non c'è stampa libera, ogni dissidenza o qualsiasi bastian contrario. In Ruanda sta nei, diciamo, nei media a stampa. Ci sono però giornalisti che sono stati cacciati, messi alla porta, non c'è una vera e propria stampa, diciamo. Però al tempo stesso tutti sembrano sapere che cosa sta succedendo, perché la stampa internazionale, ma anche la stampa dell'Africa orientale, è molto coinvolta. Uno dei giornali, tra l'altro, si è visto chiudere e chiudere anche il proprio sito web. Però Voice of America, BBC trasmettono, quindi la situazione è prodigiosamente complicata e sembra di volta in volta aperta e chiusa, sprangata, aperta e sprangata. E quindi è per questo motivo un posto in Ruanda particolarmente interessante e complesso, perché non è naturalmente pronto a diventare una società completamente aperta domani, però si sta guardando intorno, guardano possibili modelli di ispirazione e, sapendo da dove vengono, cercano di capire come andare avanti. Sì, buonasera, volevo sapere cosa ne pensano dell'effettiva veridicità del ruolo divulgativo di tre film che sono usciti, e cioè 100 Days di Quentin Hughes, Somewhere in April di Roll Peck e poi Hotel Rwanda. Insomma, come secondo loro, visto che sono stati sul campo, hanno reso un servizio divulgativo, hanno reso la veridicità della situazione in Ruanda? Grazie. 100 Days, 100 Days, Somewhere in April and Hotel Rwanda, of course. Non so chi. Tak, znam wszystkie te trzy filmy. Sì, conosco tutti. Wydaje mi się, że najbardziej dla mnie prawdziwym filmem chyba jest Sometimes in April. Secondo me il più veritiero, più vicino alla realtà è Sometimes in April. W Rwandzie już mniejsza o szczegóły, też nie chciałbym tego powtarzać, już słabo to pamiętam, ale co do hotelu Rwanda, uważa się, że ta sprawa w ogóle jest, nie była tak jednoznaczna, jak jest pokazana w filmie. Non conosco, non mi ricordo bene i particolari, però per quanto riguarda l'hotel Rwanda, ecco, si ritiene che i fatti raccontati non siano così univici, univoci come li vengono mostrati nel film. Shooting Dogs, tam są też pozmieniane szczegóły i nie odpowiada to zupełnie rzeczywistości. Anche nel terzo film i particolari, i dettagli sono molto diversi dalla realtà. Natomiast o Sometimes in April, nie wiem jak, na ile ta historia jest oparta, ale śmiało można założyć, że tak, na faktach. Wydaje mi się, że ten film najbardziej oddaje cały dramat tej sprawy, tego co się stało. Sometimes in April si in qualche modo rispecchia meglio degli altri la realtà dei fatti accaduti. Ale kiedy pan pyta o te filmy, to mam takie skojarzenie, bo te filmy zawsze w kwietniu w różnych miejscach w Rwandzie, każdego kwietnia podczas ceremonii żałobnych rocznicowych są wyświetlane. Questi film, adesso visto che ha posto la domanda, vorrei dirlo, in Ruanda in aprile, in occasione dell'anniversario di tutte le cerimonie di ricordo, di memoria dei fatti, vengono proiettati. Znaczy, mówię o Sometimes in April, o Shooting Dogs, bo Hotel Rwanda nie jest wyświetlany.
Sto parlando di Shooting Dogs and something in Rwanda, perché l'hotel Rwanda non viene fatto vedere. Kiedy mówimy o Rwandzie dzisiaj, to jest jedna z takich strasznie dla świadka, dla obserwatora, a przede wszystkim dla uczestników tych ceremonii, bardzo są to traumatyczne chwile. Per quanto riguarda il Rwanda di oggi, quelle cerimonie a cui mi riferivo, quegli anniversari, ecco, per un testimone, per una persona che si trova lì a osservarli, sono degli eventi quasi traumatici, molto, molto. Ja do końca nie rozumiem, po co oni sobie to robią. Znaczy, przypuszczam, że rozumiem, ale dziwię się czasami. Io non capisco fino in fondo come mai facciano quel genere di cerimonie, quel genere di celebrazioni. Per certi versi sì, posso anche dire che un po' li capisco. Jest widownia, na widowni są ocaleni. Perché avviene in questo modo che c'è una platea, in platea sono seduti i sopravvissuti. I od któregoś momentu zaczynają się takie pojedyncze eksplozje. Ktoś po prostu, przepraszam za to niefortunne porównanie, ale po prostu człowiek nagle eksploduje. Bo wszystko, mamy do czynienia z flashbackiem. Ale to jest jakieś odgłosy? To nie, że po prostu człowiek, oni to nazywają traumatized. Czyli że człowiek jest przeżywa flashback. Sì, no, sta dicendo che a un certo punto ci sono come delle esplosioni, perché to nie jest wspomnienie, non si tratta dei ricordi, delle memorie, è come se si rivivesse, come se ci fossero dei flashback che vengono vissuti in quel momento, cioè tornano tutti i ricordi e si rivive in quel momento effettivamente gli accadimenti del 94. I w końcu zaniechano, przynajmniej z tego co mi opowiadał mój tłumacz, zaniechano wyświetlania Shooting Dogs. Col tempo si è smesso di far vedere Shooting Dogs, e ciò che mi ha detto il mio interprete di lì. Ponieważ o ile w przypadku innych filmów pojedyncze osoby lamentują, płaczą i przeżywają to w tak dramatyczny sposób, perché per quanto riguarda gli altri film sono delle singole persone che vivono molto drammaticamente queste proiezioni. Przy Shooting Dogs to jest jeden wielki lament. Dlaczego? Ecco, quando viene mostrato, viene trasmesso Shooting Dogs, il lamento diventa generale. Bo tylko w tym filmie, z tych trzech, które pan wymienił, jest pokazane jak się zabijało. Perché solo in quel film viene mostrato come realmente avvenivano le uccisioni, come si uccidevano. Ale są to, wszystkie te trzy filmy są bardzo w Rwandzie, właściwie chyba nie ma Rwandyjczyka, który nie zna tego filmu, na najmniejszej wiosce je pokazują. Però tutti e tre questi film sono conosciuti in Ruanda, credo che non ci sia nessuno lì che non li abbia mai visti, persino nei villaggi più piccoli li conoscono. Dzięki tym filmom, ja widziałem raz emisję Sometimes in April, można bardzo prosto, przylatując wczoraj i wylatując jutro na zajutrz, zobaczyć jak to jest ciągle otwarta wielka rana. Sì, basta vedere, andare lì a guardare una proiezione di Something in April per rendersi conto, anche per un visitatore così occasionale che arriva un giorno e riparte il giorno dopo, ecco, per vedere come è ancora vivo il ricordo. Ce ne sarebbe una, sono due mani alzate, le fate veloci, tre addirittura, okay. Allora no. Si sente? Okay. Molto in velocità, una domanda di nuovo riallacciandosi al discorso del dopo genocidio, rivolto a Grunewicz ma anche agli altri, perché appunto si è parlato di una situazione unica rispetto ad altri casi di genocidio e volevo sapere l'opinione, la loro opinione su un aspetto unico di questa situazione unica, cioè le corti popolari che sono state istituite negli ultimi 10-15 anni per giudicare appunto i colpevoli del genocidio ai bassi livelli, diciamo.
Ed è un argomento che piuttosto controverso, ad esempio NGO come Amnesty International o Human Rights Watch sono molto critiche nei confronti di questo, di questa istituzione, mentre altri osservatori, soprattutto ruandesi, tendono a sottolineare alcuni meriti. Ecco, lo sapere la loro opinione riguardo delle corti popolari del sistema Gacaca. Il tribunale di Gacaca è stato costituito 10 anni fa, la cerimonia di chiusura sarà a giugno e c'è stato molte critiche dai professionisti della comunità dei diritti umani all'inizio, in particolare chiaramente non c'erano avvocati e chiaramente questo creava indignazione. Le critiche però sono state esternate prima che tutto accadesse, specialmente su questo aspetto della mancanza di avvocati. Poi c'è stata un'accettazione del fatto che questi avevano un grande merito, chiaramente erano problematiche queste corti. È molto importante anche ricordare che anche le critiche più aspre di Gacaca da parte della comunità internazionale non avevano in realtà proposte di alternative. In altre parole, la Ruanda si trovava ad affrontare una situazione unica, decine di migliaia di processi per omicidio, centinaia di migliaia di casi correlati, non so, crimini contro la proprietà oppure la leadership locale che era complice e aveva utilizzato il potere in questo modo. Si sono resi conto nel 95, il caso di O.J. Simpson era ancora alla CNN ogni giorno. Ed è questo che vogliono che noi facciamo? Allora, prima di tutto dovete spendere $1 miliardo per quanto riguarda le prove e tutto questo circo, ma no, non possiamo farlo, non è possibile agire in questo modo. E hanno tentato di utilizzare i cosiddetti tribunali tradizionali, quelli che chiamiamo i tribunali convenzionali, e poi sono arrivati a questa idea di Gacaca che era un po' derivata da qualcosa della loro tradizione, in altre parole per far sì che i processi accadano nei luoghi dove i crimini sono stati consumati, quindi avere una specie di forum aperto con giudici locali, magistrati locali eletti dalla comunità. Nella maggior parte dei casi la maggior parte dei magistrati erano Hutu per necessità matematica e molti erano superstiti. Andavano 2-3 volte alla settimana per anni e anni in queste comunità. Vi era una serie di problemi, corruzione, minacce ad alcuni dei superstiti, varie cose. Ma in linea di massima molte cose sono emerse. Se andiamo a vedere i 5 obiettivi, c'è una specie di checklist di questi obiettivi, soltanto uno di questi in particolare. Tutti comprendevano che la giustizia reale, qualunque essa fosse, sarebbe stata impossibile. E innanzitutto vi era la punizione capitale alla fine del genocidio, l'avevano abolita. E come mi è stato detto nel 95, per far sì che la comunità internazionale ci dicesse di abolire la pena di morte dopo il genocidio, chiaramente questa è una cosa semplicemente cinica, se qualcuno sa che cosa significa questa parola. C'è stata un'opposizione a questo, ma alla fine lo hanno fatto. L'hanno utilizzata una sola volta, con 24 casi. Chiedevano a tutti gli altri nel paese di accettare una struttura differente per le pene e hanno categorizzato, classificato i vari crimini, i reati, e molti erano dei killer che sono praticamente, se confessavano, potevano uscirne con qualche anno, con 10-12 anni. Chiaramente far emergere queste cose nella comunità era importante. Io credo che vi siano stati molti effetti positivi, includendo qualcosa, che è successo qualcosa e ora chiaramente in qualche modo si era andati avanti. E una delle critiche che ho sentito dai professionisti dei diritti umani non sembrava che ci fosse una fretta con questi processi, sembravano trascinarsi continuamente. Ci sono stati pochissimi casi però rimasti irrisolti, che sarebbero poi rielaborati in futuro. Quindi nella Ruanda del post-genocidio, il genocidio non era più davanti a loro, non era una cosa ancora da affrontare, c'era un rapporto differente con quel passato. Ciò che era stato elaborato
e credo, ho parlato con molte persone, e credo che ci sia un lavoro interessante da fare ora su come le persone hanno assorbito quell'esperienza nel corso del tempo, dopo Cachaça, che iniziamo a vedere solo ora, alcuni anni dopo. Ma diciamo in senso lato, le persone che hanno studiato questa cosa da vicino rispetto a coloro che hanno analizzato in anticipo sono giunti alla conclusione che è stata veramente una cosa unica, notevole, anche se con dei difetti, però ha portato alla soluzione, ha portato diciamo, a far emergere molti dei problemi in Ruanda e ha fatto capire ai ruandesi che anche loro avevano un interesse a partecipare, a coinvolgersi. Una risposta breve, perché forse ci consente di chiarire un passaggio rapido, però importante, della risposta che hai dato prima, quando hai detto il Sudafrica, che una volta era ritenuto l'eccellenza, ecco, e il Ruanda, che una volta era ritenuto, parlavi, credo, anche del modo diverso in cui il processo di riconciliazione andava avanti. Noi abbiamo effettivamente per anni elogiato il processo di riconciliazione in Sudafrica, con quella forma che conoscerete, ma insomma di tribunali della riconciliazione. È così radicalmente cambiato il giudizio anche di africani che vivono fuori dal continente come te rispetto a quello che è accaduto in Sudafrica e in Ruanda? No, lei traduce dal polacco, penso che peggiori la situazione. Il giudizio degli africani che vivono fuori dall'Africa come lei veramente è cambiato così radicalmente, drasticamente? Io sono anche, credo, riuscito ad avere una comprensione positiva delle cose ruandesi. Ci tornerò, tra l'altro, per il 20° anniversario. Ora sono passati 4 anni dal mio ultimo viaggio e sono rimasto colpito moltissimo dal livello del dibattito. Ci sono strutture che ci dicono che il livello medio nel paese è molto più alto di quello che uno potrebbe pensare, e quindi nonostante tutte le lacune e le pecche è stato fatto qualche cosa di veramente molto notevole ai miei occhi. Quindi sono positivo nel contesto del Ruanda, che è così particolare, diciamo pure unico, come è stato detto. Oggi come oggi sono meno smagato nei confronti del Ruanda che non del Sudafrica. Aspettiamo un paio di anni e poi vi do la risposta completa. Ci possiamo salutare, sì, so che c'era qualche altra domanda, ma veramente abbiamo abusato di loro, dei traduttori, dei microfoni, si stanno scaricando i microfoni, stanno spegnendo le luci, insomma c'è una situazione in cui ci dobbiamo salutare, veramente io ringrazio voi. Allora, Abdurrahman Waberi, Wojciech Kochman, la nostra Magena Borejczuk. Io devo ringraziare molto Filip Gurewicz anche per il colpo di scena finale in cui ha tradotto dall'italiano. Una sorpresa. Adesso non immaginavo che fosse in grado anche di tradurre l'italiano, immagino che poteva parlare anche in polacco con Wojciech, e quindi It's the ghost in the machine here. Adesso non so cosa sta ascoltando. Grazie a voi, domani sera c'è poi l'incontro qua speciale fuori programma sul futuro delle rotative e della stampa. Grazie e buona serata.